Dici che il potere lo controllano pochi oggi, però del resto anche prima l'opinione pubblica era falsamente un'opinione pubblica, perché lì c'era una manipolazione delle idee. Quindi abbiamo bisogno di ritrovare questo tipo di opinione pubblica, o forse bisogna costruire qualcosa di differente? Indipendentemente da quello che uno desidera, il dato di fatto è che il mondo andato è andato. Il problema non è con il potere, il problema è il senso che diamo al mondo. Poi viene che cosa succede in base a come costruiamo questo senso con il potere. Però prima è come si costruisce il senso che diamo al mondo. È ovvio che ciascuno di noi lo fa, non dico che non stia accadendo questo. Il problema è come lo facciamo in uno spazio pubblico e condiviso. Per molti versi, oggi il potere è persino più fragile. Voglio dire, nell'epoca, diciamo, pre-internet, con l'opinione pubblica fatta in quel modo, il fenomeno Greta non ci sarebbe stato. Greta è esattamente figlia anche del fatto che elite senza potere, chiamiamole così, hanno voce e riescono a far crescere un'opinione. Poi come questo avvenga, anche qui, è un finto luogo, questo è un totem. Anzi, forse per me questo è uno dei casi clamorosi in cui siamo riuniti intorno a un totem, ma nessuno si prende la briga di scendere nel dettaglio delle questioni, dove ci accorgeremo di essere molto più divisi di quello che pensiamo e dove le questioni si farebbero molto più complesse. Quindi, paradossalmente, riusciamo a ottenere questa apparente unità di intenti nelle immedesimazioni collettive, ma finte, un po' vuote, quelle simboliche. E invece quando scendiamo nel dettaglio del nostro discorso pubblico è lì che diventiamo più fragili, e anche lì l'opinione pubblica diventa più spezzettata. Mi rendo conto che esiste una capacità di pressione molto maggiore, diciamo, nei cittadini, e l'effetto TripAdvisor, l'effetto pressione che ho sul ristorante perché gli dico subito il giorno dopo che è uno stronzo che mi ha trattato male, voce che prima non avevo. Però noi in quel mondo viviamo, noi viviamo nel mondo di TripAdvisor, quindi oggi c'è questo vociare. La mia domanda è: come si forma l'opinione pubblica matura, consapevole, eccetera, in questo vociare, e come in questo vociare ciascuno di noi prende posto? Perché se partiamo dall'idea di un disagio, che è il mio per esempio, rispetto a una conversazione pubblica caotica, insensata, non semplicemente caotica, insensata in alcuni casi. Il problema è come ci orientiamo e come riduciamo tutto questo a senso, oppure se dobbiamo rassegnarci, è un'idea che mi ha sfiorato, all'idea che è bailamme permanente, e dentro questo bailamme ognuno ritaglierà porzioni di senso senza avere la pretesa di avere una visione complessiva e informata e che tenga conto anche degli altri punti di vista, perché gli altri punti di vista in molti casi sono irriducibili. Ma perché questo dovrebbe essere diverso da come era prima? Cioè, prima non era così. Cioè, tuttora la risonanza che può avere il mio messaggio online è la medesima che ce l'aveva 20 anni fa il mio messaggio al bar. Ovvero, mi ascoltano quei 10 che sono qua attorno. A meno che io non abbia un ruolo, a meno che io non prenda un potere, non acquisisca un potere di credibilità. Un qualche tipo di influenza. Però è tale quale prima. Hai ragione su tutto. L'unica differenza è che la capacità di impatto, cioè mentre prima la conversazione dal bar restava confinata al bar, oggi potenzialmente quella, non accade sistematicamente, ma potenzialmente quella conversazione dal bar è entrata nel medium, mentre prima era confinata al bar, mentre sui giornali e sui media parlavano le elite, cioè gente professionalmente autorizzata a fare il giornalista, l'opinionista, eccetera eccetera. Oggi questa cosa cambia radicalmente, il fatto che a partecipare alla conversazione pubblica e il bar. Sicuramente questo è effetto del fatto che abbiamo aperto a tutti la possibilità di partecipare, no? E tu dicevi: cosa può succedere? La risposta che io ti darei è: in questo mondo il ruolo dell'educazione è un ruolo che deve essere molto sostenuto, perché è l'unica salvezza. Cioè tu costruisci, fai in modo di dare degli strumenti di comprensione che non riconoscono il senso come unico, perché la ricchezza sta nel fatto che non esiste mai un'unica soluzione né un unico sapere, certo. Ma comunque tu hai degli strumenti di comprensione delle cose che almeno ti fanno graduare, fare una gradazione di valori rispetto alle cose che succedono. Allora io ti rispondo: per me la soluzione è impegniamoci a formare le generazioni e investiamo sulla formazione, sull'educazione, sulla cultura, eccetera, eccetera. Anche io lo penso. Ho il timore che quel formato di educazione è anche di una battaglia che ormai è persa.
da quel punto di vista della ricostruzione, il canone, dove la riprendi? Cioè, come ricostruisci quella scuola? Però mi piacerebbe. Scusami, devo farti una domanda molto provocatoria. Se decidiamo che valorizzare le differenze, un estremismo di questa valorizzazione di differenze ci porta appunto a far sì che quindi tanto te quanto io possiamo esprimere un'opinione, allora qual è il problema rispetto a quello che sta accadendo? La nostra conversazione qui è fattibile perché siamo una decina di persone. Se fossimo 100, se provassimo a conversare così, non ce la faremmo. Noi qui possiamo fare questa conversazione con turni di parola brevi, ci possiamo capire. Se fossimo 200, dovremmo per forza imporre certe regole. Non potremmo conversare con la stessa autenticità. E quindi, inevitabilmente, se non rispetti quelle regole, è bailam, è l'assemblea sessantottina. C'è un limite, maledizione, in cui le cose non funzionano nel discorso pubblico. Il senso di questa cosa mi sembra un problema pratico, cioè che questa dispersione e moltiplicazione delle opinioni consegna l'irrilevanza delle singole opinioni, cioè non hanno nessuna efficacia pratica nel definire poi le condizioni della mia vita. Se non sul piano umorale o simbolico, le grandi campagne di creare, cioè, campagne d'odio. Al di là di questo, io poi ho l'insenso di impotenza di poter incidere sulle mie condizioni di vita. Secondo me è comunque, cioè, nell'agorà del web c'è anche, cioè, questa tendenza più che altro a una autoconferma di sé, più che alla ricerca di un confronto, di un bene collettivo. È proprio per quello che si è consegnato l'irrilevanza. Ma questo non so se è colpa del medium in sé, di aver perso il senso, le ideologie. Cioè, il problema non sta tanto nel come comunichiamo noi, ma nei canali che utilizziamo. La piazza ormai è diventata virtuale, ma ogni magnate dell'elettronica controlla la propria piazza, e quindi di conseguenza noi ci troviamo a navigare in un qualcosa di, come dire, cioè che ti condiziona in modo più subdolo e inconscio di quanto fosse prima la TV, la televisione, i media in generale. Cioè, una cosa molto più invisibile come veniamo condizionati al giorno d'oggi guardando semplicemente il telefonino. È l'effetto ai parkour. Io parlo, posso denunciare tutte le malefatte del mondo, ma sto in quell'angolo e non conto niente. Però lui dice una cosa, che non siamo così liberi di prendere di prendere la parola, sì, ma non di quello che diciamo. E questo lo saremmo comunque, lo eravamo prima, con una quantità di mezzi largamente inferiore. Oggi noi siamo condizionati, abbiamo perlomeno accesso potenziale a una quantità di fonti, eccetera, eccetera, molto più ampia. Quindi siamo in questo forse un po' meno condizionabili. Il problema è come sta avvenendo e come questa cosa organizza la nostra percezione. Io non so se voi avete la sensazione che nel bailam generale stiamo parlando delle stesse cose. A volte io ho la sensazione che non è che semplicemente abbiamo opinioni diverse, che stiamo parlando proprio di cose completamente diverse nel discorso pubblico. L'altra cosa che è venuta meno in questa conversazione in cui ci siamo tutti è il cosiddetto principio di carità, che è quello che fa funzionare la nostra comunicazione. Il principio di carità è quello per cui io assumo una serie di cose nell'altro che mi sta parlando, quindi gli attribuisco conoscenze pari alle mie, gli attribuisco buone intenzioni, gli attribuisco il fatto che non vuole mentirmi e così via. Questo mi spinge a interpretarlo in maniera benevola e quindi a cercare di capire davvero che cosa vuol dire. La conversazione digitale oggi non avviene su questi presupposti, non avviene sull'esatto opposto. Io vado a cercare la piccola cosa su cui posso equivocare, vado a cercare la piccola cosa su cui posso aggiungere la mia nota critica e portare il discorso da un'altra parte. È l'assenza totale del principio di carità di Davidson, è un filosofo analitico che diceva che noi ci capiamo perché ci sforziamo di capirci. Cioè, il principio di cooperazione. O i principi di cooperazione. Tutti saltati. Il primo principio di cooperazione di Grice, un linguista che ha stabilito delle leggi per cui nella conversazione noi, per fare una buona conversazione, dovremmo dire la verità, non tenere la parola troppo a lungo, assumere che l'altro non stia mentendo e così via. Queste regole non esistono più nella conversazione pubblica. La regola è che il tuo contributo sia precipuo e pertinente, e non lo è, che attribuisci all'interlocutore una serie di buone intenzioni, e non lo è, perché l'assunto è che tu stai dicendo un'altra cosa e ne dico un'altra e così smentirti. Via. A smentirti o a equivocare. Ci sono una serie di episodi
di conversazione pubblica in cui tutto si regge su un equivoco. Basta aver interpretato quella parola in maniera malevola e diventa una polemica che ci porta per settimane. Però ci misuriamo con questa cosa che non mostra solo i lati positivi, ne mostra tanti negativi. Tanto è vero che appunto la cosa che mi piace sottolineare, quella che dicevo prima, è che mentre noi parliamo in Hyde Park Corner e tutti possono parlare, tutti possono dire la loro, intanto chi decide a maggior ragione decide per conto suo, mentre tu stai giocando nei social. Diciamo che la variabile è anche l'irrilevanza del tempo, nel senso che una cosa che abbiamo detto ha, diciamo, la durata del tempo di pronunciarla, nel senso che un attimo dopo è già vecchia, la notizia si bruciano con una velocità che è appunto esponenzialmente pari al numero di persone che sono collegate e che pronunciano. E questo ancora di meno fa una piazza comune, si fa perché noi depositiamo delle cose, no? Diamo per assodate certe cose e alla luce di quelle cose assodate ne discutiamo delle altre. Se ridiscutiamo ogni volta tutto e ogni volta bisogna ricominciare da capo perché tutti stanno partecipando alla conversazione, come si fa? Ripeto, non voglio tornare allo status quo ante, e non ci, manco se lo si volesse fare. Il tuo desiderio di avere una scuola è anche il mio, ma non si può fare, non lo vedo plausibile, non, cioè, non è infattibile. La scuola di cui noi abbiamo felicemente magari goduto o che viene rimpianta da alcuni reazionari, perché sono tali, questa scuola qui era comunque una scuola classista, sì, una scuola era, che selettiva, altamente selettiva, quindi escludeva del romantico pubblico, la maggioranza. Sì, diciamo che la tragicità rispetto alla scuola è che noi continuiamo a ragionare in quei termini quando appunto avevamo tanti ragazzi, cioè i ragazzi erano la maggioranza, noi continuiamo a ragionare con quella struttura, cioè chi se ne frega se imparano e se non ce la fanno lo stesso. Peccato che adesso appunto il numero dei ragazzi è ridottissimo, i giovani sono pochi, noi continuiamo a perpetuare un modello di scuola che funziona sulla selezione, quando non abbiamo nessun bisogno di selezionare, ma noi dobbiamo promuovere, cioè dobbiamo abilitare tante più persone possibili, possibilmente tutti, no, ad essere delle persone pensanti, capaci di essere e vivere nel mondo. E magari anche di cambiare un po'.